Ok, lasciate stare che sembro uno scappato di casa, ma sì, è venerdì sera ed è appena finita la Juve e devo un attimo sistemarmi. Era un pezzo che non facevo un'analisi di un post partita, ma voglio farlo un po' sciallo, voglio fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Due o tre paroline su stasera, su Juventus Udinese, e poi ovviamente andiamo a parlare di quello che tutti abbiamo in testa in questo momento, al fischio finale della partita di Serie A, che ok, è importante, ma diciamo la verità, non ci interessava così tanto come quella che sta per arrivare. Parto col dire, e come ho detto subito nelle mie storie di Instagram, sul mio profilo della mia pagina Facebook, che la formazione di stasera era perfetta. Allegri doveva fare questo. L'ho detto prima perché c'era veramente il rischio di fare una figura barbina questa sera. Invece è andato tutto correttamente, anzi, oltre le mie più rose aspettative, e siamo riusciti a vincere. Io, quando ho visto questo schieramento, ho detto: ecco, stasera non va bene, ma non perché non avessi fiducia nella Juve, non perché non credessi in questi ragazzi, ma è difficile prendere dei giocatori che mai hanno giocato insieme ed amalgamarli in una squadra perfetta. Invece qua si vede il lavoro che c'è all'interno dell'allenamento quotidiano di tutti i giorni, in cui tutti i giocatori, anche se non giocano insieme i 90 minuti, riescono comunque a capirsi, intendersi e riescono a trovarsi. E poi ricordiamoci che in questo momento ogni tesserato della Juve va sostenuto, dal più giovane al più scarso, al mister, al magazziniere, al giardiniere, chiunque. In questo momento siamo tutti juventini, come dovrebbe essere sempre, ma in questo momento ancora di più. Non deve esistere alcun Allegri vattene oggi, e da oggi fino alla fine della partita di martedì. Poi ognuno penserà con la propria testa, dato che ognuno è in grado e per fortuna può esprimere il proprio pensiero. Sono sempre stato dell'idea che i numeri non facciano la differenza, ma questo 3-5-2 schierato questa sera mi ha sorpreso in positivo. È un modulo un po' dimenticato perché noi ci abbiamo fatto le nostre fortune con Conte e anche il primo anno di Allegri, i primi anni di Allegri, però certi automatismi non sono andati perduti e anche certe posizioni. Ci sono state veramente dei momenti in cui dicevo: cavolo, di solito quando abbiamo la difesa 4 così non ci succede mai. C'è da dire che questa prestazione super della Juve è ovviamente macchiata da una pessima prestazione dell'Udinese, questo non bisogna mai dimenticarselo, attenzione, mettiamocelo lì in testa, segniamocelo. Stupisce ovviamente Moise Kean, autore di una doppietta, classe 2000, rimasto a Torino per poter giocare ed allenarsi con quelli forti. Questo è l'unico modo per crescere a dismisura, per avere un giocatore di livello pronto per le prossime stagioni. Non hanno voluto ridarlo in prestito a una squadra come l'Hellas Verona dell'anno scorso e hanno detto: no, no, questo rimane a Torino, questo si fa le ossa con Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Bernardeschi, bla bla bla. I vecchi cavalli come Barzagli invece non hanno bisogno di quella corsa extra per andare a ricorrere nuovamente, però poi rischiano di farsi veramente male. Infatti mi dispiace tantissimo per Andrea, partito capitano questa sera, costretto ad uscire, e Bonucci ha dovuto fare straordinari, quindi Leo, tieni botta. Leo, tien bota, te lo dico in dialetto finlandese. Oh, Alexandro, questa sera tanta roba. Si vede, ve l'ho detto, contro il Napoli, ve l'ho detto. Alexandro ha un gemello cattivo tipo Bart Simpson e Ugo. Quello buono l'ha rinchiuso in una cantina, una soffitta. Questa sera l'hanno tirato fuori e hanno fatto giocare il vero Alexandro. Sarà che con il 3-5-2, quindi non facendo terzino, quindi più vicino alla porta, quindi più offensivo, senza bisogno di difendere, questo è veramente più forte? E non sarà che Allegri ha voluto provare il 3-5-2 questa sera perché il Cancelo di martedì sarà l'Alessandro di oggi spostato solo di una fascia? Tutte congetture, tutte idee, ma non si sa mai, attenzione. Sono contento perché i tifosi avevano annunciato lo sciopero della curva per martedì. Ieri Allegri ha detto: no, ragazzi, venite allo stadio, facciamo festa, fatevi sentire. E io stasera, anche già nel primo tempo e anche alla fine, ho sentito veramente un tifo fatto bene. Finalmente, perché come ha detto il mister, col Frosinone sembrava di giocare a porte chiuse e questo non è mai bello. Quindi mi auguro che lo sciopero martedì non ci sia, perché io veramente delle brutte esperienze in passato ho avuto delle brutte esperienze con la curva della Juve alla Champions League. Un giorno me le racconterò. Non mi spiego il rigore di Emre Can con Bernardeschi in campo, con Ken che potrebbe firmare la prima tripletta in carriera, lo tira Emre Can per qualche strano motivo. Ce l'avevo contro il Fantacalcio, sì, è stato solamente per farmi bestemmiare l'ennesima volta. Contento perché non è neanche calata l'intensità, né sull'1, né sul 2, né sul 3 e né sul 4-0. Poi ovviamente sul 4-0 hai capito che la partita è finita e qualcosina è mollato. E lì è arrivato il 4-1, sull'unica occasione dell'Udinese. E vabbè.
Tra l'altro Max, quanto l'ha urlato, non prendiamo gol, non prendiamo gol, non prendiamo gol. L'abbiamo preso, speriamo che martedì possa finire 4-1, perché col 4-1 va da Dio. De Sciglio, tra l'altro, martedì non ci sarà, si è rotto, non era disponibile né stasera, e dato che Alessandro sarà squalificato, il tormentone arriva. Chi ci gioca a sinistra? Le opzioni secondo me sono due, una è Casares e l'altra è Spinazzola. Stasera in grandissimo spolvero, un giocatore molto molto interessante con tanta tanta gamba. Veramente, questa sera mi è piaciuto tantissimo lui, come mi è piaciuto Bernardeschi e come mi è piaciuto Bentancur, ragazzi. Bentancur davanti alla difesa a fare il regista, questa sera non ha sbagliato un solo singolo pallone, li ha toccati tutti bene, li ha giocati tutti bene. Poi ripeto, c'è sempre da considerare che dall'altra parte c'era una non bellissima Udinese. Però se pensiamo che Pjanic, spesso abbiamo detto wow, quanto sarebbe bello vederlo rendere un po' più avanti, ecco che allora li puoi scambiare e può venire fuori qualcosa di interessante. E adesso facciamo un giochino: chi gioca martedì, quale sarà la formazione? 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, gioca Mandzukic, gioca Ken, gioca Ronaldo, Dybala. Beh, ovviamente io non mi immagino Ken, e mi sembra paradossale dirlo, ma qualcuno verrà a dirlo: no, dovrebbe giocare perché è in forma, ha fatto la doppietta, invece Mandzukic non sta toccando il pallone. Con il senno di poi è sempre più facile, perché? Perché probabilmente giocherà Mandzukic con Ronaldo e Dybala, e poi si andrà a dire magari Mandzukic non doveva giocare perché era fuori forma in caso di brutta prestazione. Se magari Mario fa tripletta si dirà sì, perché ha riposato con l'Udinese, o se farà male si dirà che doveva giocare Ken. Però ripeto, col senno di poi siamo tutti bravi. Per quanto mi riguarda, io aspetterei di capire come sta Douglas Costa, perché contro questo Atletico credo che bisogni attaccare sin da subito. Mi aspetto una formazione molto offensiva, per quello che vi dico, occhio, perché se Max questa sera ha provato il 3-5-2, secondo me c'è qualcosa che... Poi sinceramente non giocherei con il 3-5-2 contro l'Atletico Madrid, perché con un 4-4-2 come loro è un po' difficile non avere le fasce. Però mi fido, non sono io il mister, non sono io che ne capisco di calcio, non sono io che devo risolvere questa partita. Sono un tifoso, mi metto a sedere sul divano, mi metto a sedere in poltrona, incrocio le dita, tifo, butto il cuore oltre l'ostacolo e spero. Però un 4-2-4 con Bernardeschi, Douglas Costa, Ronaldo e Dybala, diciamo la verità, un pochino mi ispira. Direi che abbiamo detto tutto, siamo stati anche abbastanza veloci. Io, ragazzi, voglio ringraziarvi perché ultimamente sta andando molto bene il canale, sto portando diversi contenuti. Mi dispiace solamente che quando vado un po' fuori contesto, e quindi quando non parlo della Juve, i risultati non siano i medesimi. Per dire, il video delle curiosità di Maradona, il video delle curiosità di Beckham sono andati abbastanza male, di quello mi dispiace. Invece il video, per esempio, con Daniele Brogna parlando del Milan è andato benissimo, ma sapete, c'era Danielone sexy nazionale, quindi chi non vorrebbe vedere un video del genere? Tra l'altro un caro saluto a Daniele, un abbraccio, perché ho visto che gli hanno hackerato il profilo Instagram, bruttissima cosa. Vi saluto con un'esultanza da Matuidi, anche se non sono nero, però fa bene lo stesso.